ISBN e diritto d'autore, che cosa hanno in comune queste due cose? Ecco, ti dico subito che la risposta è molto semplice, niente. Chiariamo una volta per tutte questo punto. L'ISBN non ha nulla a che vedere con il tuo diritto d'autore. Questo è uno dei dubbi più diffusi ed è una delle domande che dicevo veramente più di frequente. Le persone mi dicono, se io accetto l'ISBN gratuito che mi viene dato da Amazon o da una piattaforma di pubblicazione, allora dopo Amazon avrà i diritti d'autore sul mio libro? Ma no! Ma cosa c'entra? Non c'entrano niente le due cose. L'ISBN è un codice che permette di inserire il tuo libro nell'elenco dei libri in commercio. E, come dico sempre, e non perché lo dico io, ma perché lo dice l'agenzia dell'ISBN, l'attribuzione dell'ISBN a un libro non è obbligatoria. Lo ripeto, l'attribuzione di un codice ISBN al tuo libro non è obbligatoria. Non devi per forza acquistare, avere un codice ISBN da assegnare al tuo libro. Il diritto d'autore sul tuo testo, invece, è una cosa che nasce nel momento stesso in cui tu lo crei. Nel momento stesso in cui tu scrivi il tuo testo, sei automaticamente autore di quel testo e quindi ne possiedi i diritti. E anche qui, non perché te lo dico io, ma perché lo dice la legge, lo dice il nostro codice civile. Quindi nel momento stesso in cui tu crei il tuo libro, sei autore del libro e possiedi i diritti sul testo. Quello che potrai fare è tutelarti per poterti difendere in caso di disputa e poter dimostrare che in effetti tu sei autore di quel testo. Ne abbiamo parlato diffusamente in più di un video dedicati al diritto d'autore. Cosa diversa quindi è l'attribuzione di un codice ISBN che serve solo, lo ripeto, ad inserire il tuo libro nell'elenco dei libri in commercio. Allora, quando decidi di accettare il codice ISBN che ti viene fornito gratuitamente da Amazon o da un'altra piattaforma di pubblicazione, tu stai semplicemente accettando un codice di una piattaforma che fa proprio questo, pubblica e distribuisce il tuo libro. È vero che accettando quel codice tu stai in qualche modo legando il tuo libro ad Amazon o alla piattaforma, ma solo ai fini della pubblicazione e della distribuzione. Quindi Amazon è per te un partner di pubblicazione, un partner di distribuzione, ma Amazon non assume i diritti d'autore sul tuo testo. Del resto, per assumere i diritti d'autore su un testo ci vorrebbe un contratto editoriale, un contratto in cui venga stabilito appunto per quanto tempo vengono acquisiti i diritti e a fronte di quali commissioni, come appunto sono i contratti che ti può proporre un editore. Amazon non è un editore, Amazon è un sistema di pubblicazione, quindi è un pubblicatore, se vogliamo dire così, e un distributore. Quindi tu puoi tranquillamente accettare i codici ISBN che ti vengono regalati da Amazon o dalle altre piattaforme e utilizzarli sui tuoi libri. Attenzione, l'unica accortezza è che con quel codice il libro può essere distribuito e venduto solo nella piattaforma che ti ha fornito quel codice. Quindi quando tu accetti il codice ISBN da Amazon per il tuo formato cartaceo, perché Amazon ti offre un codice ISBN gratuito solo per il tuo libro in formato cartaceo, bene, quel codice lo potrai applicare sul tuo libro in formato cartaceo solo per il libro che viene venduto all'interno di Amazon. Se poi invece tu vuoi stampare delle copie e venderle autonomamente, dovresti, questa è la regola, dovresti acquistare un codice tuo per poter vendere il libro anche esternamente con un codice stampato in copertina. Ma ripeto, se lo vuoi fare, l'attribuzione di un codice ISBN non è obbligatoria. Lo ripeto per l'ennesima volta. Quello che conta è che tu non usi il codice che ti viene fornito dalle piattaforme al di fuori delle stesse. Tutto qui.